ragazze, bentornati sul canale. Allora, eccoci qui finalmente con il ritorno di mia sorella. È tornata anche la fotocamera, che mi è mancata tantissimo perché davvero non vedevo l'ora di registrare un video per voi. Il video di oggi è un video back to school. All'interno del video ovviamente vi mostrerò cosa ho utilizzato, i prodotti, come li ho applicati, eccetera eccetera, ma la cosa più importante, parliamo delle priorità, che sono secondo me la cosa più importante per quando si va di fretta, le priorità di un viso, quello che ci interessa maggiormente correggere, coprire, mostrare, enfatizzare. Quindi la cosa più importante secondo me quando si va di fretta, diciamo il fulcro di questi tipi di video, sono le priorità, quindi concentrarsi su quello che è più importante per noi e farlo prima, perché pure se poi abbiamo un secondo almeno siamo pronte per uscire, non ci ritroviamo per dire con chi non ha le sopracciglia, magari uscire senza sopracciglia perché ha fatto un contouring perfetto, ecco. Quindi vediamo bene le nostre priorità per, diciamo, essere al top in poco tempo. Io tra l'altro solo adesso mi sto accorgendo che non ho realizzato le sopracciglia, cioè non ho un po' riempito così le sopracciglia, non ho fatto niente, quindi ecco, vedete, l'ho dimenticato perché non è una mia priorità e non è importante per me. Invece, come vi dico all'interno del video, se non avessi avuto sopracciglia sarebbe stata la prima cosa che avrei fatto, come per dire ho fatto con le ciglia, che sono state una delle prime cose, le cose più importanti, perché ho bisogno di metterle in piega, altrimenti fanno pena. Vabbè, comunque tralasciando questi fatti, io vi lascio al tutorial che spero vi piaccia e vi possa essere utile. Vi mando un bacio e buona visione. Allora ragazze, quindi andiamo a cominciare dagli occhi, che è una cosa che io faccio praticamente per non dire sempre, quasi sempre, e quindi comincio con appunto a colorare la palpebra. Quindi vado prima a prepararla con il solito primer, io utilizzo questo qui della Puro Bio, con il quale mi trovo molto bene perché è leggero e delicato, comunque poi lo fisso con una cipria, lo sapete bene. Quindi ne metto un pizzico a destra, un pizzico a sinistra, lo stendo bene con i due pastrelli su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Come sapete ragazze, come vi ho detto nella intro, praticamente io spesse volte ho realizzato questo specie di trucchi comunque molto naturali, molto freschi. Ho realizzato anche un look, se vi ricordate, ve lo lascio magari nell'info box, proprio nude, un nude look che appunto ci fa sembrare struccate, ma in realtà lo siamo e risultiamo molto molto fresche e appunto struccate, anche se in realtà lo siamo appunto. E quindi questa volta ho voluto, diciamo, realizzare sì un look da tutti i giorni, quindi sia per la scuola sia per il lavoro e così via, però che avesse qualcosa di diverso invece a quello che faccio di solito, perché appunto già ve l'ho mostrato. Quindi un tipo di look che indosso volentieri, indossare volentieri, che però l'ho pensato apposta per questo make-up, per questo video, proprio perché comunque non volevo riproporvi sempre le stesse cose. Comunque, allora devo migliorare un po' l'inquadratura perché non vorrei che si vedesse lo specchio, perché magari vi dà fastidio. Ok, mi sono un po' avvicinata, magari si allontana un po' pure lo specchio, anche se poi mi risulta molto difficile truccarmi. Comunque andiamo subito quindi a fissare, come sempre ragazzi, questo è uno step importantissimo se non vogliamo che appunto il primer non faccia altro che non faccia l'opposto di quello che vogliamo che faccia. Quindi se non vogliamo che ci vada nelle pieghe, gli ombretti vadano in giro, insomma non si fissino bene, dobbiamo comunque a seconda ovviamente del primer che utilizziamo, comunque se è cremoso e così via, bisogna fissarlo. Io lo fisso con la cipria di Essence, questa qui, o la Bout Matte. E ragazze, voi sapete che questa cipria io la sto utilizzando da un po' e appunto mi sta anche quasi finendo, si è creato questo buco che io odio. Infatti cerco sempre di prendere nelle cialde, di prendere il prodotto a tutti i punti, proprio per non creare questo, ma si è creato lo stesso, non ho capito perché. E quindi vi parlo anche di questo prodotto perché appunto è facilmente reperibile, perché lo trovate da Essence ed ha un costo molto basso. Quindi comunque, parlando di un make up per ragazze che vanno ancora a scuola, sicuramente non potranno permettersi, o comunque anche se se lo possono permettere magari preferiscono non comprare trucchi molto molto costosi, e quindi questa è un'ottima alternativa, è un'ottima cipria, leggera, comunque non serve per fare grandi baking, grandi cose, ma comunque ovviamente voi ragazze non credo ne abbiate bisogno, quindi sarà perfetta per un uso quotidiano. Dopo essere andate quindi a fissare questa nostra base, cosa andiamo a fare? Visto che non devo fare grandi trucchi, quindi non ci saranno grandi fallout, colori scuri eccetera, vado subito a correggere
le occhiaie e vado a fare, vi vado a spiegare anche il perché faccio una cosa prima e una cosa dopo, proprio perché ragazze, magari se fosse stato lo stesso trucco però l'avessi fatto per un'altra occasione, magari questa cosa la sarei andata a fare dopo, però con questo video voglio anche andare a diciamo a fare prima quello che farei in realtà quando vado di fretta, quando ho poco tempo, quando ho delle priorità, e siccome quando andiamo a scuola, quando andiamo al lavoro abbiamo delle priorità di tempi, perché non so voi, però io non mi sveglio 200 anni prima, cioè sinceramente preferisco prendermi qualche minuto in più di sonno, e quindi i tempi per truccarci sono ristretti, e per questo quindi vi dico vedete prima le priorità, nel senso, se io magari andassi a fare tutto e poi mi ritrovassi alla fine a dover correggere le occhiaie, mettiamo il caso che si sia fatto tardi, debba scendere, non posso andarci certo col trucco perfetto e le occhiaie da fuori, quindi faccio quello che è più importante, perché magari ecco, se devo andare di fretta non vado a fare la sfumatura perfetta, però vado a coprire le occhiaie, che è più importante. Spero di essermi spiegata. Quindi ad ogni modo vado a prendere il mio pennellino, questo qui da precisione che utilizzo sempre, della Real Techniques, del set viola lilla, e vado a prendere il correttore aranciato, questo qui è della Bobbi Brown e si chiama Dark Peach la colorazione. Vado quindi leggermente con questo colore, come sapete, come sempre, a correggere quindi l'occhiaia violacea verdastra con questo colore appunto aranciato che la copre, la contrasta perfettamente. Questo correttore ovviamente non verrà utilizzato da solo, perché altrimenti si vedrebbe troppo, ma dopo averlo applicato e sfumato leggermente, sempre con un pennello delle Real Techniques dello stesso set, però questo qui morbido che trovo perfetto per i correttori, vado quindi leggermente a sfumarlo, e dopo averlo leggermente proprio sfumato senza muoverlo troppo, prendo invece un correttore un po' più beige, questo qui è di Avril l'anti-cerne ed è nella colorazione Doré, lo vado a prelevare sempre con lo stesso pennellino piccolo e vado sopra appunto al colore aranciato, vado un po' più a tamponarlo per non spostare appunto l'arancio che ho applicato al di sotto. Come vedete ragazze, vado solo nella zona più problematica, che è questa qui ai lati del naso, perché sarebbe inutile andare a portare questo tipo di correzione dove non ne ho bisogno, perché diciamo che annullerebbe poi quello che ho fatto dove realmente invece ne ho bisogno. Vado di nuovo quindi con il pennello di prima a sfumare, sempre leggermente, questo è fantastico proprio perché ha le setole molto leggere e molto morbide, quindi esercitando una minima pressione non spostiamo il prodotto. Ok, fatto questo vado adesso ad illuminare, a correggere leggermente anche l'occhiaia che ho proprio sotto l'occhio, e vado con il correttore, questo qui che è il mio preferito, ce l'ho anche nella colorazione 2.0, questa è l'Under Eye Concealer di Nabla, e io uso sempre l'1.0, vi dicevo, però anche la 2.0 che utilizzo d'estate, perché comunque questa qui mi sbianca troppo d'estate, adesso che ormai sono di nuovo bianco latte, va bene questa qui, quindi vado con quello che mi resta di questo correttore che è quasi finito ad applicarlo appunto sotto l'occhiaia, proprio per illuminarla e per distendere diciamo questa zona, per darmi appunto luminosità e freschezza al mattino, e poi cosa faccio? Applico anche un po' di Bella Sveglia, che è questo, diciamo, questa crema colorata per il contorno occhi di Neve Cosmetics, che mi piace molto perché è molto leggera ed idratante, quindi aggiunta a questo qui di Nabla mi piace molto la combo. Vado con il polpastrello quindi a miscelare i due, e quindi tampono in questa zona andando anche di nuovo all'angolo dell'occhio, e adesso non mi resta che fissare con la cipria, quindi con un pennello piccolino, questo è sempre Real Techniques, però è di un altro set, come vedete il colore è diverso da questo, sono due set diversi, questo ha diciamo dei pennelli per il viso però piccolini, quello di prima invece più da diciamo correzioni, più da precisione. Comunque vado a prendere quindi la mia cipria e la tampono per non spostare tutte le correzioni che ho fatto, la tampono sulle zone desiderate. Allora ragazze, sempre parlando di priorità, la mia prossima priorità sono sicuramente le ciglia. Solito discorso, le mie ciglia non stanno in piega, sono dritte e vanno verso il basso, sono brutte, non mi aprono lo sguardo, non mi piacciono, e quindi è una cosa a cui tengo particolarmente, una delle prime cose a cui tengo dopo, vabbè, ecco qua tipo le occhiaie così.
E quindi la cosa che vado a fare adesso, la cosa che andrei a fare nel momento in cui dovessi scegliere le mie priorità per andare via subito, per essere il più presentabile possibile, quindi andrei a fare le ciglia. Sempre per la sezione trucchi low cost però con diciamo una buona performance, troviamo di nuovo Essence, questo qui è il Get Big Lashes nella soluzione, nella versione waterproof. E ragazze, come vi ho detto in un altro video, mi sento di consigliarvelo. Poi veramente, come dico sempre, se ve lo consiglio io una cosa, cioè tipo il mascara, veramente secondo me sia peggiori delle mie, a meno che chi proprio non ce l'abbia, oppure chi proprio ce l'ha minuscole, non lo so, veramente non ce ne sono. Quindi se a me piace davvero va bene per tutte, per chi è più fortunata di me andrà benissimo. E quindi vado ad applicarlo, scusate che mi sta piangendo leggermente l'occhio, quindi per evitare di fare danni vado a fare prima di là, dai. Perché a volte, ragazze, vi dico questa cosa, perché magari a volte un mascara che su di me fa schifo, su altre ragazze va bene, o comunque tipo è fantastico, ma perché ovviamente tipo chi ha le ciglia per me all'insù, no? E ce le ha lunghe, cioè veramente può usare pure un mascara orribile, cioè a meno che questo mascara non ci sia prodotto all'interno e quindi non faccia nulla, però pure se usa un mascara che non ha alcun tipo di senso, basta che sia nero appunto, le va comunque ad enfatizzare, no? Invece chi è il mio tipo di ciglia, e speriamo, cioè veramente non ve lo auguro, davvero il mascara deve essere, deve avere proprio una performance alta, perché altrimenti c'è una differenza abissale, ve lo giuro. Quindi ci tengo a dirvelo, perché magari per esempio una volta ho fatto una recensione sul mascara di Chanel che usciva con il sample con un giornale, e su di me era orribile, non era waterproof, lo sapete, su di me quelli che non sono waterproof, a meno che non abbiano quella stessa consistenza che si secca subito eccetera e le viene in piega, fanno schifo praticamente quei mascara, e quel mascara aveva avuto un effetto orribile perché la mia ciglia non aveva infortito, non aveva allungato, erano orribili, invece tanta gente magari si è trovata bene. Quindi ve lo dico che il mio giudizio è un giudizio molto particolare, perché le mie ciglia sono così, quindi non è un giudizio che magari vi potrebbe dare una persona con ciglia normale, diciamo. Quindi vado a metterlo anche lì qua. Allora ragazze, applicato il mascara, passiamo alla mia prossima priorità, perché ovviamente ragazze, non l'ho detto perché per me è scontato, però magari è importante dirlo, le priorità ovviamente sono diverse per ognuna di noi, perché ecco appunto, magari una ha le ciglia fantastiche, foltissime, stupende, il mascara è l'ultima cosa, perché pure se se fa solo, che ne so, così, ha fatto e sono fantastiche le sue ciglia, quindi ovviamente non sarà quella la priorità, però magari non ha sopracciglia, quindi ha bisogno di andarsela a ricostruire, ha bisogno di andarle, non lo so, magari non ha la parte finale, quindi le deve disegnare, quindi magari quella sarà la sua priorità. Magari una ragazza ha le labbra asimmetriche, non le piace stare con le labbra nude, quindi sarà una priorità andare a ricostruire il labbro con una matita e andare quindi a colorare le labbra, sarà quella la priorità. Magari una ragazza avrà la pelle molto problematica, sarà sicuramente quella la sua priorità. Quindi ragazzi, le priorità sono sempre diverse, oggi stiamo vedendo le mie perché ovviamente il video è mio. E quindi cosa succede? Dopo il mascara io, la mia priorità sarebbe, dico sarebbe perché non lo andrò a fare dato che sto semplicemente registrando il video per voi, quindi cosa farei se davvero dovessi andare da qualche parte, quindi dovessi appunto fare il mio trucco per essere presentabile, quindi per sentirmi perfetta tra virgolette, andrei sicuramente a intervenire sulla base e a realizzare la base, quindi sempre con qualcosa di leggero, una BB cream. Priorità mie sarebbero quelle di andare ad uniformare un po' l'incarnato, a correggere queste piccole discromie, imperfezioni e la grana della pelle, quindi queste sarebbero le cose che andrei a fare, essendo che adesso non farò la base perché fa caldo e quindi non mi va di stare con la base addosso, perché appunto sarò comunque in casa, quindi è inutile, non lo farò, però facciamo finta che io l'abbia fatto. E quindi se avessi fatto questa base tutto quanto, sarei andata poi
ad applicare il blush e avrei applicato uno dei miei blush preferiti del periodo, che appunto mi sembra perfetto per la stagione del periodo, perché appunto l'ho usato tutta la stagione estiva ed è fantastico perché è in crema, però è una formulazione cream to powder ed è il blush della Neve Cosmetics nella colorazione Monday Rose, di questa linea appunto Blush Garden, e mi piace tantissimo. Io lo applico sempre con questo pennello qui, che appunto mi permette di applicarlo alla perfezione, però oggi lo andrò ad applicare con le dita. Il blush non me lo posso risparmiare, perché ragazze, davvero a volte uno dice vabbè, questa cosa magari me la posso risparmiare, però ci sono delle cose che uno non si può risparmiare. Perché, per dirvi, un periodo, una volta, ho realizzato, quando tipo inizia a fare caldo, no? Feci un video così veloce, che era un video che non c'entrava col make-up, tipo che stavo facendo, per dire, vedere i miei vestiti, una cosa del genere. E che cosa feci? Mi truccai un po', tipo mi misi il rossetto e il mascara, per dire, e non avevo blush. Avendo messo un rossetto, poi dipende pure dal tipo di cose che andiamo a scegliere, tipo se magari avessi messo un rossetto neutro, non si sarebbe notato particolarmente il fatto che non avessi blush, ma mettendo un rossetto aranciato molto acceso, avendo poi questa pelle così bianca e non avendo nessun colore sulle guance, risultavo molto piatta, non mi piaceva per niente neanche il rossetto come me stessa, perché appunto c'era questa botta di colore sulle labbra e poi ero bianchissima io. Quindi da allora, pure se non faccio la base, però o non mi trucco proprio, oppure se mi devo un po' truccare tipo mascara o rossetto, che mi metto comunque un po' di blush. Infatti è quello che facevo anche d'estate, perché ragazzi, veramente, quest'estate sono state in Sardegna, ve l'ho accennato nel video del giveaway, e praticamente, ragazze, dicono che lì faccia sempre fresco, ci sia sempre il vento, sono andata io, ve lo giuro raga, 40 gradi, la sera più di 30 gradi, era indecente il caldo, e veramente io non mi riuscivo a truccare in nessun modo, riuscivo a mettere un po' di rossetto, ma veramente nient'altro, perché era indecente proprio quel caldo, cioè veramente non si poteva sostenere. E quindi, ma perché vi sto a dire sta cosa? Il fatto, e comunque, quindi figurate, non facevo proprio niente, quelle volte che mi sono truccata è stato poco raro, in 10 giorni, ma vi dicevo, a parte questo, in generale durante l'estate non applico la base, non mi piace, ho caldo, non mi va, eccetera eccetera, e quindi però una cosa che non mi facevo mancare quando mi truccavo era il blush. Quindi lì ve l'ho detto, manco quello, perché non mi truccavo proprio, solo sul rossetto e basta. Poi comunque avevo quella un po' di abbronzatura, e quindi ok. Però in generale per la base utilizzavo comunque il blush quando facevo un trucco. Quindi adesso che mi sono andata a dare un poco di vita alle guance, al viso, e fingiamo che io abbia già realizzato la mia base, che cosa vado a fare? Vado un po' a, se ho un po' più di tempo, vado a definire un po' l'occhio, a dare un po' di colore. E quindi, parlando del fatto di non voler fare una cosa che magari già vi ho mostrato, questa magari semplice ombreggiatura nella piega e così via, vado a fare qualcosa di diverso, quindi già non avete già visto. Cosa vado a fare? Per un trucco veloce, quindi facile, con colori neutri, nude, che vanno benissimo per il giorno, vado ad applicare questo bellissimo colore che è di Nabla ed è Circle, questo rosa qui opaco, tendente un po' a malva, spento, che mi piace moltissimo. Lo prendo con un pennello abbastanza morbido, da sfumatura, questo qui è il 217 di MAC, e vado ad applicarlo, ragazze, su tutta la palpebra mobile. Quindi ecco qua, sto facendo questo trucco qualche altro minuto prima di scendere, visto che, per dire, tutti i giorni esco così perché non ho tempo, oggi ho un po' più di tempo. Cosa faccio? Mi metto questo colore su tutta la palpebra fissa. Prima ho detto mobile, forse, vabbè, comunque tutta la palpebra fissa, e vado a sfumarla. Quindi ho utilizzato un colore matte. La stessa cosa poi, con lo stesso colore, vado con un pennello un po' più piccolino, del genere, vado anche sotto a portare lo stesso colore, quindi a sfumarlo un po' anche sotto. E poi, ragazze, cosa vado a fare? Vado, visto che sono andata con questo colore, che comunque è neutro, ed è soprattutto opaco, vado invece ad illuminare la zona dell'arcata sopraccigliare. Vado con un colore che appunto è illuminante, ed è, oddio, come si chiama? Oddio, l'ho dimenticato. Si chiama, questo è Butterfly, questo Etoile. Questo si chiama Etoile di Nive.
ed è molto pigmentato, quindi basterà sfiorarlo con il pennello. Lo prendo con un pennello sempre morbido, appunto perché non voglio un effetto troppo eccentrico, e vado quindi a portarlo, vedete, l'ho preso pochissimo, guardate come si vede, vado a portare quindi sotto l'arcata. Lo sfumo leggermente anche con Butterfly, che è questo qui invece, che è più pescato, quindi un po' più color carne, e poi è opaco, in modo da alleggerirlo un po', quindi prendo un po' di quello e un po' dell'altro e vado quindi ad illuminare questa zona. Se mi rimane un altro secondo, illumino anche l'angolo interno per dare appunto luminosità. Lo porto quindi all'angolo e sporco leggermente. Ok, adesso ragazze vado comunque un po' a correggervi questi rossori eccetera, perché ho capito che dobbiamo fingere che io abbia fatto la base, però si vedono tale e quale, quindi un po' ve li correggo proprio perché sono buona, sono proprio magnanima. Quindi, e ovviamente anche qui dipende da voi, dal vostro viso, se avete più rossori. Non so, io per esempio ho scoperto di avere questi rossori ai lati del naso che non notavo mai. Cioè, magari, no, li notavo pure, però siccome non si usa tanto, cioè poca gente si va a correggere i lati del naso, non ci pensavo, ecco, uno dà per scontato magari a volte. Ok ragazze, quindi fatto questo, se abbiamo un secondo in più andiamo a mettere l'illuminante, altrimenti possiamo anche desistere. Io diciamo che la mattina non è una mia priorità applicare l'eyeliner, è proprio uno step in più, ma dipende che tipo di eyeliner. Uno secondo me molto consigliato al mattino è sicuramente un tipo di eyeliner molto leggero, con una grana sottilissima, quasi invisibile, che dà proprio quella luminosità naturale, perché appunto non mi piace vedere l'illuminante al mattino, non lo preferisco, e quindi io non lo andrò a mettere. E ho finito il mio make up, che spero tanto vi piaccia, a me piace molto e mi ci trovo molto a mio agio. Ragazzi, ok, sto parlando, ma io in realtà non ho realizzato le labbra, non ho fatto niente, quindi qualcosina la vorrei andare a fare, e diciamo che con un look del genere ci sta bene praticamente tutto, quindi se volete usare potete utilizzare un colore forte, comunque un po' più intenso, potete utilizzare un nude, un nude rosato, veramente ci sta bene tutto. E quindi diciamo potete sbizzarrirvi con la vostra immaginazione. Io per voi andrò ad applicare, mi sto guardando intorno per vedere cosa mettere, ecco qui, andrò ad applicare questo rossetto che si chiama Pink Brandy nel numero 825, che è un rossetto della Max Factor e ha questo colore pescato, che è perfetto secondo me al mattino per questi tipo di eventi, tipo per questo tipo di impegni, quindi scuola, lavoro, perché ci dà questo ci rinfresca un po', ci illumina, e poi è una texture diciamo pigmentata però abbastanza cremosa, quindi è confortevole sulle labbra, non è molto sticky, è facile da applicare, veloce, non dobbiamo stare lì a fare le cose perfette altrimenti sbagliamo e si stampa eccetera eccetera. Quindi vado direttamente dallo stick, lo tampono sulle labbra. Sono andata quindi a tamponare le labbra e adesso sarei pronta per andare a scuola o al lavoro. Per i capelli, che non sono perfettamente puliti, devo andare anche dal parrucchiere un po' a tagliare le punte, perché non li taglio da un sacco di tempo, ma io cerco sempre di rimandare, poi arriva il punto che devo andare per forza, e quindi ho realizzato in maniera davvero velocissima questo tuppo, che non ha nessun sostegno e nient'altro, sono solo capelli arrotolati e fissati con la mollettina, quindi davvero veloce, facile e ready to go praticamente. Quindi ragazze, questa era la mia proposta per un make up, per ritornare a scuola, per ritornare al lavoro e così via. Ho pensato di realizzarlo perché appunto vedo che sono video che veramente l'ho visto dappertutto tantissimo, e quindi ho detto perché non lo realizzo anch'io, magari fa girare un po' il canale, e quindi ho detto magari è utile realizzarlo. Io spero che sia stato ovviamente utile a voi e vi chiedo di lasciarmi un like se così dovesse essere. Vi mando un bacio e vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima.